tutti, sono Paolo Bertolotti, vengo da Genova, faccio parte del movimento di partecipazione, un'associazione che si occupa di democrazia partecipativa e diretta. Ringrazio chi ci ospita, l'associazione che ci ospita, ringrazio chi mi ha invitato e ringrazio tutti voi che siete qui, che avete preferito passare questo sabato in questo modo. Parliamo dunque di partecipazione politica e democrazia diretta. Di partecipazione oggi si parla molto. Il fatto che molto spesso se ne parli anche a sproposito, questo non toglie che sia diventato un argomento di stretta attualità. Però, per evitare di parlare ancora una volta a sproposito e magari aggiungere confusione a confusione, conviene accordarci sul senso delle parole. Cosa vuol dire partecipare? Partecipare significa letteralmente prendere parte, essere i soggetti, gli attori di un evento. E si può partecipare a molte cose, compresa anche la politica. E per sapere in cosa si sostanzi la partecipazione politica occorre fare chiarezza anche su questo termine. Cioè qual è il fine della politica, qual è il suo compito istituzionale, il quale consiste nel produrre decisioni. La politica è fondamentalmente processo decisionale. Certo non si esaurisce in quel compito, ma è il suo nucleo fondamentale. Allora partecipare alla politica significa partecipare al processo decisionale, punto. E la quantità di persone che partecipano al processo decisionale, quindi alla politica, in questo senso, dà la misura della democraticità di un sistema politico, perché anche la democrazia ha un suo contenuto etimologico, che significa, come tutti noi sappiamo, governo del popolo, autogoverno. Noi invece viviamo in un sistema di democrazia rappresentativa, delegata, dove i cittadini non prendono parte direttamente al processo decisionale, ma delegano altri a decidere per loro, delegano pochi a decidere per tutti. E non c'è dubbio che nell'opinione pubblica, nella maggioranza dell'opinione pubblica, la democrazia rappresentativa, che è una forma storica, nata sulla base di esigenze storiche, si è staccata dalle sue condizioni materiali ed è diventata un modello. È diventata la democrazia, come se non ce ne potesse essere altre, come se non ci potesse essere qualche forma di rapporto politico e democratico, magari che prevedesse una maggiore inclusione dei cittadini. E coloro i quali difendono l'unicità di questa forma democratica ovviamente relegano le altre forme, la democrazia partecipativa e diretta, nel campo dell'utopia. E in questo commettendo almeno due errori. Il primo, il fatto che la parola utopia non significa irrealizzabile. Utopia significa in nessun luogo. E questo non vuol dire però che se un fenomeno non è stato mai realizzato, non possa essere realizzato. Peraltro, anche utilizzando l'accezione giusta, cioè in nessun luogo, riferito alla democrazia partecipativa e diretta sarebbe anche sbagliato, secondo errore. Perché forme di democrazia partecipativa e diretta, anche molto importanti, molto efficienti, si verificano, si hanno nel mondo. E però, le critiche nei confronti di questi voli pindarici democratici, come vengono definite, non finiscono qui. Sono molte le argomentazioni che i partigiani, pardon, non in quel senso, nel senso deteriore del termine, che i partigiani della democrazia rappresentativa rivolgono alla democrazia diretta. Uno di questi, più utilizzato, è che per partecipare al processo decisionale, che è una grande responsabilità, giusto, occorre disporre di competenze, di saperi, di conoscenze. Quale fosse appunto il preludio al godimento di diritti politici. E questo naturalmente è una delle argomentazioni che viene più spesso utilizzata. E giova ricordare però che è una delle argomentazioni che tradizionalmente viene utilizzata, è stata utilizzata nel corso della storia da tutti coloro i quali, avendo nelle loro mani il potere politico, tentavano di impedire ad altri soggetti che fino a quel momento non disponevano dei diritti politici di richiederli, di rivendicarli. Ricordiamoci, per esempio, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quando si richiedeva il suffragio universale, quali paure venivano evocate? La paura dell'anarchia, dei pruriti popolari, chissà cosa avrebbe condotto alla fine. È talmente tradizionale questa argomentazione che la troviamo già in Erodoto.
In un suo dialogo in cui lui mette di fronte la forma democratica, quella aristocratica e quella monarchica, attribuendo la difesa di ognuna di queste forme di governo a tre notabili persiani, mette in bocca a chi difende la aristocrazia e la monarchia frasi di questo tipo. Non v'è nulla di più stolto e di più insolente di una folla buona a nulla. E il secondo: non è accettabile che per sfuggire alle prepotenze di un tiranno si debba cadere nell'insolenza di un popolo sfrenato. Come vedete, veramente nulla di nuovo. Ora intendiamoci che ci debba essere un rapporto tra politica, democrazia e contenuto anche tecnico e razionale delle decisioni, questo è un fatto pacifico che nessuno di noi vuole smentire. Però bisogna uscire da un equivoco. E cioè, in un sistema democratico, la legittimazione delle decisioni non è fondata sul contenuto tecnico delle medesime, ma sul consenso. È il consenso che fonda la democrazia e la politica. Poi certo che nel momento in cui, perché non è sufficiente produrre una decisione tecnicamente razionale, occorre anche mediare tra interessi diversi, tra valori diversi, tra opinioni diverse. Poi dopo, naturalmente, nel momento dell'applicazione deve intervenire la tecnica, ma dobbiamo uscire dal mito tardo positivistico per cui la tecnica debba sostituire la politica, che poi è una pratica. E poi a proposito di tecnica, di tecnocrazia, eccetera, noi abbiamo degli esempi, ci sono delle istituzioni di livello mondiale, Fondo Monetario, Banca Mondiale, che sono organi tecnocratici. Non sono politici, ma delle istituzioni politiche hanno una caratteristica fondamentale, prendono decisioni vincolanti poi alla fine. Quindi determinano anche le scelte dei governi democraticamente eletti. Ebbene, costoro sono tutti tecnocrati, amministrativi, economicisti, eccetera, hanno un grande impatto sulla governance mondiale, ma tuttavia non credo, a giudicare dai fatti, che per esempio il mondo sia molto più pacificato di quanto non lo fosse prima, o che, problema dei problemi, le risorse vengano allocate meglio di quanto non fosse prima. E poi consentitemi anche un po' una vena polemica. Ma è possibile che questa patente di competenti, questa sorta di esamino che sempre i cittadini devono sostenere per fruire dei diritti politici, venga richiesta sempre con una certa pedanteria solo ai cittadini e non venga mai richiesta con altrettanta pedanteria a chi, alludo alla classe politica, occupa posizioni di grandi responsabilità, le cui decisioni impattano sia positivamente ma anche negativamente sulla vita dei cittadini. A questi nessuno chiede niente. Nella Prima Repubblica, noi sappiamo bene, un personaggio politico poteva essere oggi ministro dell'agricoltura, domani ministro, che so io, della sanità, dopodomani delle partecipazioni statali, dovendo disporre di competenze specifiche da un settore all'altro. Mi si dirà della politica. Ora mettiamoci d'accordo sulle competenze richieste, però. Allora, se chiediamo ai cittadini se conoscono quali siano i rapporti di forza tra i vari poli, o all'interno dei poli tra i vari partiti, o all'interno dei partiti tra le varie correnti, fazioni, consorterie, camarille, eccetera, probabilmente i cittadini non ne sanno nulla, ma non è un grande peccato. Credo invece che per quanto riguarda le questioni che i cittadini, che noi tutti affrontiamo quotidianamente, le competenze ci siano e come. La seconda critica che viene mossa è questa: far partecipare tutti, diffondere quindi il processo decisionale, provocherebbe un allungamento tale nei tempi della decisione politica da rendere addirittura inefficiente la politica stessa. Ora, siccome la democrazia partecipativa è diretta, a parte alcune forme, non è realizzata strutturalmente, questa è una presunzione, si presume possa allungare i tempi e rendere inefficiente la decisione politica. Ma la stessa accusa rivolta alla democrazia rappresentativa invece colpirebbe nel segno, perché non è che poi tutta questa grande
efficienza e razionalità delle decisioni, anche gli esperti, no? Quelli che siedono in Parlamento, la dimostrano. Facciamo un esempio. Avevo parlato di riforma della Costituzione. Ah, ecco, poi i cittadini non sanno niente, però in Parlamento c'è gente che scrive la riforma della Costituzione con i piedi e poi i cittadini devono intervenire per salvarla. Quindi forse tanto acefali, non lo so. Facciamo un esempio, la riforma costituzionale. Sono almeno 25 anni, dai primi anni 80, che più o meno tutti i partiti sono concordi nel dire che il nostro documento fondamentale è, almeno in qualche sua parte, un po' vecchio, un po' datato. Ma non l'hanno letto. Non solo. Ma sarebbe anche l'ora di applicarla, la Costituzione. Tanto per cominciare. Ma comunque, non entriamo nel merito, facciamo valutazione di fatto. Allora, sono 25 anni che dicono che occorra una riforma complessiva. Tanto è vero che da qualche legislatura, almeno, sentiamo dire nelle varie campagne elettorali, la prossima sarà la legislatura delle riforme costituzionali. Quante volte abbiamo sentito questo discorso? Si sono succedute la Commissione Bozzi, la Dini degli Otti, la Venita, l'ultima bicamerale, eccetera, eccetera, e siamo, a parte leggi costituzionali che hanno modificato singoli articoli, eccetera, al punto di partenza. Ora, o la Costituzione in realtà così vecchia non è, e essendo peraltro ampiamente programmatica, ripeto, bisognerebbe applicarla, e allora non si capisce bene perché abbiano speso del tempo e delle risorse a costituire commissioni bicamerali, eccetera. Oppure invece la nostra Costituzione avrebbe bisogno di una modificazione, il fatto che non riescano dopo 25 anni a cavare un ragno dal buco sarebbe, se fosse questo il caso, una colpa ancora più grave. Ma sostenendo tutto questo, Pino lo sa bene, i nostri avversari, diciamo, cioè i sacerdoti della democrazia rappresentativa, non si scoraggerebbero per così poco e ci risponderebbero come ci rispondono. Va bene, ammettiamo pure che i cittadini abbiano quelle competenze che voi gli attribuite. Noi non ci crediamo, ma ammettiamolo pure. E supponiamo, ma per un caso lontano, che la loro partecipazione al processo decisionale non provochi nocumento all'efficienza della produzione normativa. Però a voi utopisti, sfugge un particolare di cui occorre tenere conto, che taglia la testa al toro definitivamente a favore della democrazia rappresentativa. E sapete qual è? I cittadini non partecipano. I cittadini non vogliono partecipare. Per cui toglietevi dalla testa queste malinconie ultrademocratiche e il discorso è chiuso. Punto a capo, lettera maiuscola. Allora, che i cittadini non partecipino alla politica, questo è vero. Non lo sottolineeremo mai abbastanza ed è un altro elemento di cui non essere molto contenti. Che i cittadini non vogliano partecipare alla politica, questa è già un'affermazione un po' più azzardata, che quantomeno dovrebbe essere suffragata da prove. Io personalmente la penso esattamente al contrario, che vorrebbero partecipare ma che non ne hanno i canali, non hanno le strutture e le istituzioni. Intanto diciamo che se i cittadini non partecipano alla politica, questo non dipende da una sorta di antropologia del disimpegno, quasi che fossimo condannati dalla nostra stessa natura a occuparci del nostro particolare, della nostra condizione individuale e non dalla cosa pubblica. Piuttosto, e questo è il punto grave, la mancata partecipazione dei cittadini alla politica ci dà la misura del cattivo funzionamento di una democrazia. Perché io non riesco proprio a capire quale sia l'elemento distintivo che distingue appunto la democrazia da ogni altra forma di governo se non la partecipazione dei cittadini. E allora una democrazia che non consente, non promuove, non facilita, né infatti la partecipazione è un fallimento, perché contraddice i principi dai quali essa stessa muove. Una democrazia senza demos è una contraddizione in termini. È una follia da qualunque parte la si possa vedere e considerare. I cittadini non vogliono partecipare. E come fanno?
Quali strumenti hanno, oltre a quello di mettere una X su un simbolo, accartocciare la scheda, metterla nell'urna e andarsene a casa e aspettare 5 anni l'esito della loro scelta? Quali altri canali hanno di incidere sulle scelte? Perché rendiamoci conto che una partecipazione che non incida sulle scelte è una patacca. Cosa ce ne facciamo di una partecipazione che non incida sulle scelte? Non ce ne facciamo niente. Quali canali, quali strutture, quali istituzioni ci sono? A parte quelle dei referendum, che peraltro la classe politica che dovrebbe essere il presidio della democrazia e che a turno ormai negli ultimi referendum hanno fatto propaganda per non mandare i cittadini a votare, la dice tutta, sono democraticità di questa classe politica, chiusa la parentesi. Ma quali strutture ci sono? La democrazia rappresentativa non è fondata sulla partecipazione, ma sulla delega. E se non è fondata sulla partecipazione, non la stimola, non la promuove, non la incentiva, nonostante ci siano anche le disposizioni normative, perché la legge 267, per esempio, disciplina degli enti locali, ha introdotto, anzi ha recepito ciò che diceva già la 142, ha istituito forme di democrazia partecipativa negli enti locali. Peccato che i cittadini in gran parte non lo sappiano e soprattutto peccato che gli amministratori ben si guardino da andare a dirlo che esistono questi diritti di cui fruire. Allora, come ne usciamo? I cittadini non hanno queste strutture, non hanno queste istituzioni e quindi quella presunzione si realizza. È una profezia che si verifica naturalmente, perché non ci sono questi strumenti. E se non ci sono, bisogna crearli. Se non ci sono le istituzioni di democrazia partecipativa e diretta e vogliamo la democrazia partecipativa e diretta, le istituzioni vanno create. E chi deve crearle? E soprattutto, quale ingrediente è fondamentale per creare delle istituzioni che non esistono? Ce n'è uno più importante di tutti, ed è la volontà politica. E questa c'è o non c'è? E la volontà politica non si misura con il fatto che si scrivano le leggi, perché in Italia il problema non è scrivere le leggi, il problema in Italia è applicarle, è renderle appunto viventi. La nostra Costituzione, lo abbiamo detto, bisognerebbe applicarla. Vengono addirittura contraddette l'articolo 81 della Costituzione, per fare un esempio che non c'entra niente, vietare esplicitamente l'indebitamento pubblico. Come si è andata a finire questa storia lo sappiamo benissimo. Ecco, la legge 267 di nuovo. No, la volontà politica si deve esprimere nei fatti. L'articolo 11, per esempio, è 54. Quindi vedete che quasi li tocchiamo tutti. Nei fatti di quando i partiti sono al governo, non quando possono permettersi il lusso di sbraitare dall'opposizione, lì è facile, quando sono al governo. L'esempio di Porto Alegre, il bilancio partecipativo, un'istituzione di democrazia partecipativa attraverso la quale i cittadini decidono la destinazione d'uso di una parte delle risorse da loro stessi prodotte e date al comune, appunto, è applicato da 16 anni in Brasile, in Porto Alegre e non solo Porto Alegre, in un comune perché è lo spazio istituzionale più adatto per realizzare quella partecipazione anche col confronto e con l'assemblea, ebbene, è conosciuta da 16 anni, in Italia ci sono più di 8.000 comuni, in gran parte, questo lo devo dire, governati dalla sinistra, che tante volte si sciacqua la bocca su questi principi, e le forme di bilancio partecipativo realizzate in Italia si contano sulle dita di due mani. Questa è la questione. Allora, se la volontà politica non c'è, cosa dobbiamo fare? Aspettare? Sperare? Io credo che così come in democrazia rappresentativa la classe politica non dovrebbe avere il monopolio delle decisioni politiche, non dovrebbe avere neanche il monopolio della volontà politica. Insomma, se la volontà non c'è, bisogna crearne un'altra. Da questo punto di vista, io credo che un'idea di questo tipo, che è anche un'idea ovviamente politica, perché si riferisce a un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e processo decisionale, possa trovare il suo naturale sbocco anche in un'azione politica. Cosa c'è di male? Siamo o non siamo in una democrazia? Nessuno deve sentirsi offeso se altri soggetti che portano avanti altre idee si facciano avanti. Anche perché la storia ci insegna che quando un ideale ha maturato le condizioni perché si esprimesse, perché non è che
un ideale nasca come Giove dalla testa di Zeus, ma matura delle condizioni nella realtà concreta. Poi per applicarsi, per trovare udienza, per entrare nel dibattito politico preludio alla sua applicazione, deve dotarsi di un potere contrattuale, di una forza. Perché? È perché non si può andare a pietire a coloro i quali questi diritti dovrebbero concedere, ma potrebbero anche non concedere. Nel caso della classe politica. La classe politica perché non manifesta questa volontà di aprirsi alla democrazia partecipativa diretta? Io ho una spiegazione, che magari sarà sbagliata, però è logica. In democrazia rappresentativa, grazie alla delega, la classe politica, tutta insieme, ha il monopolio delle decisioni politiche. Ora, la storia ci insegna che ogni soggetto sociale, quando dispone di una situazione di preminenza, la sua massima cura sarà quella di mantenerla. E io di San Francesco non ne vedo tanti in giro, e meno che mai ne vedo nella politica, e meno che mai ne vedo nella politica italiana. La classe politica, nella sua interezza, ha un interesse oggettivo, di classe, mantenere quel prerogativa. Potremmo dire che la vera distinzione non è tanto più tra destra e sinistra, che sono differenze tutte interne al sistema rappresentativo, che non mettono in discussione questo rapporto tra chi ha il potere decisionale e chi non ce l'ha. La vera discriminante è tra chi ha il potere decisionale e chi non ce l'ha. Questa è la vera discriminante. Allora, cosa facciamo? Io porto un'esperienza personale. Il movimento di partecipazione fa tante cose, fa anche politica da un punto di vista elettorale. Perché no? Ci siamo presentati in un piccolo paese della provincia di Genova. Abbiamo ottenuto un grosso risultato. Non abbiamo vinto per poche decine di voti perché... Antefatto, velocissimo, Comunità Montana, che riunisce 17 comuni, qualche mese prima delle elezioni, li usa così, ma non credo che usi soltanto lì, si riuniscono i papaveri, uno dell'UDC, uno della Lega, uno dei DS, uno della Margherita, eccetera, e decidono i 17 comuni, il destino di 17 comuni. Dunque, in quel comune lasciamo il campo a te, noi non ti facciamo opposizione, andiamo però in quell'altro e tu non fai opposizione. E si distribuivano anche per poi avere la sicurezza di avere la maggioranza in Comunità Montana. Come Roma e Milano. Voi capite che in tutto questo progetto siamo usciti noi che scombussolavamo tutto. E allora la santa alleanza che governa la Comunità Montana, una corrente di Forza Italia, scaiola, neanche la migliore, più DS, più Margherita, a proposito di destra e sinistra, hanno fatto la terza lista che ci ha portato via 100 voti, noi abbiamo perso per 80 voti e siamo all'opposizione. Ma non è importante neanche quello, vedete, diversamente da quello che fanno i partiti rappresentativi, tra virgolette, che lavorano sul territorio per poi seminare, per ottenere poi nel momento elettorale, perché l'unico momento politico attivo è quello. Un movimento per la democrazia partecipativa e diretta, invece, lavora diversamente e piuttosto ha usato le elezioni per iniziare un percorso di partecipazione in quel comune. Quindi potete immaginare, noi ora stiamo preparando le elezioni a Genova e ci dicono ma rispetto a marzo è molto più difficile. No, è molto più facile, sono più grandi i numeri. Vabbè, gli soggetti che cominciano già sono altri, però... In paesi piccoli il controllo sociale è molto più forte perché è personale, la gente ha paura di metterci la faccia. Noi abbiamo avuto minacce terrificanti, vabbè, non la sto a far lunga. Ciò che è importante però è che a seguito di questa nostra uscita si è iniziato un percorso partecipativo che ha cambiato quel paese e quel paese non sarà più lo stesso. Cosa abbiamo fatto? Nel primo anno ci siamo dedicati al l'attività propedeutica alla partecipazione, cioè informare i cittadini. Non era mai successo che persone andassero ad assistere ai consigli comunali. Noi affianchiamo i piccoli tovaglioli di carta in cui il comune affigge dove c'è scritto la data, eccetera, con i nostri A3 belli grossi, ne distribuiamo molti, facciamo proselitismo e le persone vengono in consiglio comunale. Poi elaboriamo un libretto in cui facciamo dei verbali delle varie sedute del Consiglio Comunale e le portiamo casa per casa.
Poi periodicamente facciamo assemblee pubbliche in cui rendicontiamo non solo sull'attività del Consiglio Comunale, ma anche sulla nostra, ovviamente come gruppo consigliare. A partire dal secondo anno abbiamo fatto un altro salto di qualità. Abbiamo istituito il circolo a Lumazzo, perché il movimento di partecipazione è la somma di tutti i circoli sparsi nel territorio italiano, e attraverso i circoli i cittadini iscritti, che sono circa il 5% della popolazione di Lumazzo, una cifra enorme, ma anche i cittadini non iscritti vengono nelle assemblee permanenti che si svolgono una volta al mese e segnalano problemi, indicano soluzioni ai problemi, oppure fanno proposte, eccetera. Queste proposte vengono discusse, vengono votate e se raggiungono la maggioranza dei presenti, perché la partecipazione ha anche un costo e chi non alza il sedere davanti alla televisione sono fatti suoi, la maggioranza dei presenti decide che va bene, l'accetta e noi come gruppo consigliare la recepiamo, la trasformiamo in istanza, interpellanza, mozione, quello che vorremmo, portiamo in consiglio comunale, realizzando un rapporto bilaterale tra cittadini e istituzioni, e l'assemblea successiva noi portiamo la risposta che il comune ha dato ai cittadini. Non è la partecipazione che noi vogliamo, perché non è partecipare al processo decisionale. Per fare questo noi avremmo dovuto vincere le elezioni e avendo il governo del comune avremmo potuto istituire il bilancio partecipativo, ma è solo rinviata. Nel 2009 ci saranno di nuovo le elezioni, in questi anni le persone impareranno, conosceranno, lavorando, perché si impara a partecipare partecipando, e l'attitudine a partecipare è una conseguenza dell'abitudine a partecipare, non il contrario, capiranno che la cosa pubblica si chiama così non a caso, saranno più maturi e alla fine, nel 2009, quando saremo noi intesi, noi cittadini a governare quel comune e potremo realizzare il bilancio partecipativo, ci renderemo conto che la democrazia partecipativa, diversamente da quanto dicono i Soloni, non è soltanto un ideale di cui parlare, ma è soprattutto una pratica appunto da attuare. Io vi ringrazio.